Un caro saluto a tutti. Oggi facciamo tappa a Sant'Andrea di Conza, in provincia di Avellino, 63 km dalla città capoluogo. Andiamo alla scoperta di Sant'Andrea di Conza. Sant'Andrea di Conza è un comune italiano di circa 1400 abitanti della provincia di Avellino in Campania. Il paese sorge in collina a 660 metri sul livello del mare, lungo la valle del fiume Ofanto, sul contrafforte che funge da confine tra la Campania e la Basilicata, nelle immediate vicinanze di Conza della Campania, antica colonia romana. Il paese è situato a metà strada tra Avellino e Potenza, lungo la strada statale 7, via Appia, che segue a grandi linee il percorso dell'omonima via consolare romana, che collega Roma a Brindisi. Il territorio ha un'estensione di 6,44 km quadrati. L'etimologia del nome è ispirato al culto del santo patrono del paese, Sant'Andrea Apostolo, mentre la specifica di Conza si riferisce alla sua posizione geografica, nei pressi di Conza della Campania. Gli abitanti sono detti Sant'Andreani. Quattro parole, più di altre, caratterizzano il borgo antico di Sant'Andrea di Conza. Acqua, fede, pietra e ferro. Parole che, come vedremo, si fondono in maniera armonica tra di loro, in questo magnifico borgo, definito il borgo di pietra. La diffusione dei mulini era una caratteristica di Sant'Andrea. Se ne potevano contare almeno 6 nel centro abitato e nelle sue immediate vicinanze. Nell'intero territorio di appena 644 ettari arrivavano almeno a 10. Il paese è ricco anche di fontane, ve n'è una in ogni rione. Visiteremo il tutto in maniera completa e dettagliata. L'Arco della Terra del 1753 riveste particolare valore artistico, architettonico e ambientale, essendo l'unica porta d'ingresso al paese tuttora esistente. Ancora oggi tutte le strade che dall'Arco della Terra portano al complesso episcopale hanno conservato la struttura di quel periodo, dando luogo ad un armonioso mucchio di case basse, vicoli e scalinate, il tutto arricchito di elementi architettonici e decorativi in pietra locale. Il paese vanta una importante tradizione artigianale, ancora operante ed apprezzata sul territorio, specie per la lavorazione della pietra, oltre che per il ferro battuto. Di particolare interesse sono i balconi in pietra e i vari portali che affiancano la via. In giro per il paese ci imbattiamo in alcune figure grottesche, conosciute come maschere apotropaiche o mascheroni. Sono in genere presenti in antiche masserie di campagna, nelle piazze, nelle fontane, ma anche su architravi delle facciate di abitazione. L'uso dei mascheroni è di origine antichissimo e ad essi viene attribuito il potere di scongiura, di allontanamento o annullamento degli influssi maligni e della mala sorte. Tra i simboli apotropaici ricorrenti si riportano anche il leone e la conchiglia. Il primo rappresenta il potere, forza riferita anche alla stirpe della famiglia, mentre la seconda evoca l'accoglienza. Non dovrebbero permanere dubbi sul fatto che il mulino d'angola debba intendersi quello più vicino all'abitato, quantunque esterno ad esso, poi inglobato nella casa dei d'angola. Invece non si può essere certi dell'esatta ubicazione della cappella San Marco, nei pressi del mulino d'angola, ma sembra abbastanza plausibile l'ipotesi che si trovasse dove attualmente è sito il fabbricato ad angolo tra via San Marco, presumibilmente derivante proprio dalla cappella, e Vico Primo Incoronata,
nel quale si ritrovano peraltro inseriti alcuni elementi lapidei che dovevano appartenere proprio a tale chiesa. I posageneri in pietra locale, che troviamo in diversi angoli del paese, abbelliscono il borgo. Dal quartiere Purgatorio catturiamo una spettacolare vista panoramica sui tetti del paese. La croce in pietra del Purgatorio probabilmente esisteva fin da epoche remote. Per l'importante significato simbolico che veniva attribuito, fu risistemata nel 1741, dove si trova attualmente, come si deduce dall'iscrizione che rega su di essa, ossia nel quartiere Purgatorio, proprio sulla biforcazione della strada principale di uscita, verso Andretta e verso Conza. La fontanina del Purgatorio serviva essenzialmente per dissetare la popolazione. La chiesa del Purgatorio di Sant'Antonio, situata fuori della cinta muraria del paese, lungo la strada per Conza, nella configurazione attuale si presenta come un sobrio edificio dalle linee tardo neoclassiche. Il portale in pietra decorato con simboli funerei e le lastre tombali ritrovate durante il restauro ci rimandano al culto per i morti. L'edificio risale con ogni probabilità ai primi anni del secolo XIX, sia per lo stile architettonico, sia per le lastre tombali riferite unicamente a questo secolo. Il monumento dedicato ai caduti di guerra fu inaugurato il 19 ottobre 1924. È alto 7 metri, sormontato dalla statua di bronzo raffigurante la giovane Italia. L'opera è stata donata dagli emigranti del Nord America e del Sud America. Il piedistallo, interamente in pietra, eseguito dall'artista locale Francesco D'Angola, sorregge un leone ferito. Piazza Pallante con la villa comunale e l'ex municipio prende il nome dal benefattore Francesco Pallante che finanziò la sua realizzazione alla fine degli anni 50. Di fronte alla vecchia sede del municipio si trova un giardino all'interno del quale vi è una fontana di pietra locale con zambino centrale. L'intera piazzetta con la sua elegante linearità esprime l'arte e la competenza delle maestranze sant'andreane dell'epoca. Basti pensare le quote su cui sorgono, sapientemente rispettate, e valorizzazione della pietra locale, quale elemento distintivo e rinomato della tradizione locale. Casa Billino, ricostruita più volte, doveva avere una facciata simmetrica, con la porta centrale più grande e due laterali più piccole, sormontate da finestre minute. Di particolare pregio sono le opere di D'Angola e Nunzio Cignarella, portali in pietra con serpente, i balconi,
gli anelli per legare i muri e i cavalli. La fontana del Sambuco è un luogo molto suggestivo, sembra essere uscito dal libro di favole, con il suo mix ben equilibrato tra verde e pietra locale. Rappresenta un angolo tradizionale del paese, ma non svolge più la funzione che storicamente ha avuto. Oltre a soddisfare la sete dei Sant'Andreani con la sua acqua purissima, serviva anche da lavatoio pubblico, come si può ancora oggi dedurre dalla presenza delle apposite pietre, seppur un po' scomode. Da essa proveniva l'acqua del fontanino, esistito fino a non molti anni fa, a fianco al piazzale del monumento. Grazie alla scoperta dello storico arcangelo Bellino, si riesce a far risalire la costruzione della fontana tra il 1893 e il 1895, periodo in cui era sindaco Raffaele Bozzone. Costui fu costretto ad accollarsi tutte le spese per la realizzazione di tale opera, poiché la giunta comunale si era rifiutata di includere nel bilancio il costo molto alto dell'impresa. Come risultato, il sindaco fuggì da Sant'Andrea per emigrare negli Stati Uniti. Attraverso incantevoli vicoli che ci riportano indietro nel tempo, raggiungiamo il mulino La Fonte, che è stato restaurato e fa bella mostra di sé ai margini del paese. Il paese dispone di una sorgente di una certa importanza, che nei tempi passati consentiva, non senza problemi e continui litigi, l'alimentazione dei mulini. Questi erano disposti in cascata, cosicché dopo aver azionato le macine dei mulini più a monte, l'acqua continuava ad alimentare quelli più a valle, sempre che qualcun altro non ne avesse deviato il corso per irrigare il proprio orto. Seguendo il corso dell'acqua della forma, risulta essere il primo mulino. Più avanti, nel corso del filmato, vedremo anche il mulino dei piedi, a valle del paese, così denominato perché ultimo dei tre mulini della mensa arcivescovile, che è a rischio crollo. Non potrà resistere ancora molto all'incuria e all'abbandono. Il vecchio lavatoio ha fatto parte della vita quotidiana di generazioni di donne. Fino a tempi relativamente recenti ha visto la fatica, le storie di vita e la voce di quei bimbi che le mamme dovevano portarsi dietro. Uno spettacolo visivo, ma anche una testimonianza concreta della vita sociale delle passate generazioni. We'll be right back.
L'Episcopio di Sant'Andrea di Conza, divenuto residenza abituale estiva degli arcivescovi di Conza, fu oggetto di continui restauri e numerose modifiche ed abbellito con opere di pregio artistico, come il giardino pensile e la monumentale cascata. Attualmente l'Episcopio ospita la sede comunale. Il nucleo originario dell'attuale palazzo episcopale è stato edificato probabilmente nel XIII secolo con funzione difensiva. Il palazzo, con le due possenti torri, aderisce fortemente allo sperone calcareo su cui è fondato, sulla cima del centro storico. Le radici di Sant'Andrea di Conza affondano nel primo Medioevo, allorquando il conte Jonathan di Balvano nel 1161 donò la chiesa e il territorio del casale con tutti i suoi abitanti alla mensa arcivescovile di Conza, di cui Sant'Andrea divenne feudo. In seguito passò alla potente casata Gesualdo nel 1389, indi alla famiglia Sinerchia, che la tenne con titolo di conte sino al 1485, anno in cui ne fu spogliata a seguito della partecipazione alla congiura dei baroni. In seguito passò alla Regia Camera e poi nuovamente alla mensa arcivescovile, fino all'abolizione della feudalità nel 1806. Nel 1861, durante l'esplosione del brigantaggio, venne occupata dagli uomini di Carmine Crocco, famoso brigante della Basilicata. Dal giardino ammiriamo una spettacolare vista panoramica sui tetti del borgo e sulla valle dell'Ofanto. Nel giardino pensile dell'Episcopio, un ruolo fondamentale è stato mantenuto dalla bellissima fontana monumentale del XVIII secolo di notevole valore artistico. Sovrastante la cascata centrale vi è situato lo stemma vescovile. La fontana, tutta in pietra calcarea locale, è composta da tre cascate. L'acqua abbondante che attraversava le tre cascate proveniva dal mulino La Fonte e proseguiva fino ad alimentare altri cinque mulini, a poco distanza uno dall'altro, situati nel centro abitato. Negli spazi retrostanti del giardino ha sede il Teatro dell'Episcopio, dove da più di 40 anni ci sono rappresentazioni teatrali con attori e registi di fama nazionale. Il convento di Santa Maria della Consolazione dei Francescani Riformati fa parte insieme al seminario e all'episcopio del complesso monumentale situato a monte del paese ed anch'esso ha avuto un ruolo molto importante nella storia e nella vita del paese. La sua fondazione fu stabilita il 25 novembre 1607 e la sua costruzione si è protratta per diversi anni. Sant'Alfonso di Liguori e San Gerardo Maiella, rispettivamente nel 1724 e nel 1726, visitarono la chiesa e il convento. Thank you.
Come abbiamo già accennato, il centro ha rivestito un ruolo religioso e culturale di rilievo nel circondario, in quanto fu scelto come luogo di residenza degli arcivescovi conzani, i quali vi fecero edificare l'episcopio e il seminario. La procattedrale neoclassica di San Michele, attigua al seminario, ha un impianto a navata unica. La chiesa inizialmente fu fatta costruire dall'arcivescovo Gaetano Caracciolo. Mentre si scavava, fu scoperta una grotta simile a quella di San Michele sul Gargano, che fu ingrandita e rinforzata e che diventò la cripta della chiesa. La chiesa custodisce un bel coro ligneo e tele del pittore napoletano Andrea Miglionico, discepolo di Luca Giordano. Oggi rimane ancora inutilizzata e inaccessibile a causa dei danni provocati dal sisma del novembre 1980. Il seminario metropolitano riveste un'importanza fondamentale per la storia e la vita del paese negli ultimi secoli. È stato sede arcivescovile e centro di formazione per i sacerdoti. Fino al 1980 ha ospitato la scuola media e il liceo classico. Soprattutto è stato sempre centro di cultura e motore per le tipiche attività artigianali del paese. Fatto ricostruire dall'arcivescovo Lupoli nel 1826, costituisce con l'annessa chiesa di San Michele, procattedrale, e il campanile un complesso monumentale di notevole pregio architettonico. Dopo il terremoto del novembre 80 è stato ristrutturato. Sarebbe auspicabile che riuscisse a riappropriarsi del ruolo di attrazione e formazione culturale di un tempo. Ciò darebbe il giusto risalto all'intera arcidiocesi e a questo paese, con la sua gente, con i suoi vicoli, monumenti, fontane, case, portali e gli altri elementi decorativi in pietra e in ferro battuto, così rinomati in Italia e all'estero. Il campanile è un altro gioiello del paese, situato in adiacenza della procattedrale, attigua al seminario, nella zona posteriore di quest'ultimo, realizzato a base quadrata con strutture e murature di pietrame. Nella parte alta, sormontata da una cupoletta, si ritrova lo stile neoclassico della chiesa e del seminario stesso. Elemento di particolare rilevanza e pregio è la scala elicoidale interna che conduce in cima, realizzata con i gradini in pietra locale. La ex fornace Clemente Valanga costituisce la testimonianza più importante della tradizione lavorativa della comunità locale, che si è espressa per lungo tempo sia nella lavorazione della pietra da taglio, del legno e del ferro battuto, sia nella produzione del laterizio da costruzione. Svariate generazioni di giovani hanno incontrato il lavoro in questa antica fabbrica di mattoni. Il terremoto del 23 novembre 1980 arrecò ingenti danni alla struttura. Essa è stata recuperata come significativa testimonianza di archeologia industriale. Il centro sociale polivalente è utilizzato in diverse manifestazioni, dal teatro alla musica, dal ballo alle mostre, ai dibattiti. Il corso, con i suoi caratteristici scalini esterni alle abitazioni, la pavimentazione in pietra locale, le diverse attività commerciali, è il cuore del paese, il principale punto di aggregazione. La più caratteristica delle fontane è quella a quattro bocche che domina Piazza Umberto I, a cui il poeta e scrittore Luigi Limoncelli
ha dedicato la bellissima poesia Mamma Fontana. La sorgente che alimenta la fontana si trova nel pieno centro storico, sotto le abitazioni disposte lungo la via Scolatoio, nel tratto che va verso via Arcopinto. Molto probabilmente questa sorgente è una derivazione di quella principale, la fonte. Scorrendo sotto le stesse case e in parte in un canale che corre lateralmente ad esse, l'acqua arriva poi in piazza Umberto I e, raccolta in una vasca disposta alle spalle della stessa fontana, arriva poi ai quattro canali. La sorgente si può considerare perenne, visto che la fontana riesce ad erogare acqua quasi per tutto l'anno, salvo annate particolarmente secche. Dal corso e attraverso vicoli e stradine di indubbio fascino che colpiscono la nostra vista, ci dirigiamo verso la Chiesa Madre. La chiesa matrice è stata pressoché ricostruita ex novo, ma con un intervento che ne ha stravolto l'impianto originario. La navata centrale probabilmente risaliva al XIII secolo, mentre alla metà del XIX secolo risalivano i due cappelloni dedicati a Sant'Andrea e Sant'Emidio. L'arcivescovo Giuseppe Nicolai nel XVIII secolo dotò la chiesa di preziose arredi, oggi completamente perduti a causa degli eventi sismici. Il sacro edificio fu già danneggiato con il terremoto del 7 giugno 1910 e restaurato per interessamento dell'arciprete Michele Giorgio. Like a child and mother, you've learned to be wise with your soul. Uncovered, and your girl cries eyes, and light, light is your name, shine on.
gypsy Madonna. Now I'm dreaming, we are flying on a white horse in space to the holy misty mountain. And I look at your face, have I known thee just this once or long ago? The gypsy Madonna. All my senses, they desire you like sea pounding waves. Broken fences lay like firewood, and I'm carried away. I thought I was rich in God's eyes. Sono chiamate maggiaiole le ragazze di Sant'Andrea di Conza che l'ultimo sabato di maggio si recano in processione alla cattedrale di Conza della Campania per venerare la Madonna della Gaggia. Le giovani vanno ad implorare dalla Vergine la grazia di trovare un buon fidanzato, poi marito. And beggar, the gypsy Madonna. Gypsy Madonna. La chiesa della Congrega, ex chiesa della Congregazione dell'Immacolata, risale alla prima metà del XVIII secolo. La costruzione della chiesa fu realizzata per iniziativa dei cittadini. All'interno è presente un altare in pietra rossa locale. Si tratta di un'opera veramente pregevole, realizzata nel 1770. With your soul uncovered and your girl Christ eyes, and light, light is your name, shine on. The gypsy Madonna. Il nostro giro continua con la visita alla fontana La Pila. L'acqua che si versava nella pila serviva per l'approvvigionamento dell'acqua, per lavare il bucato e per dissetare gli animali. Non aveva solo una funzione logistica, bensì un importante ruolo sociale. Qui si fermavano i viandanti, si recavano le donne, si intrattenevano i contadini con il loro bestiame. L'abbeveratoio era un punto d'incontro, un luogo di socializzazione, di scambio di esperienze, di confronto. Come abbiamo già accennato, il Mulino dei Piedi, così denominato perché ultimo dei tre mulini della mensa arcivescovile e a valle del paese, ha lavorato fino agli anni 50, ha resistito anche agli eventi sismici del novembre 80, ma non potrà resistere ancora molto all'incuria e all'abbandono. Un brevissimo appello alle autorità competenti per salvare il Mulino dei Piedi, a rischio crollo, un simbolo di Sant'Andrea di Conza, dell'operosità e dell'ingegno dei sant'andreani che sta per scomparire. Salvate il Mulino dei Piedi, prima che sia troppo tardi. Si stanno mettendo le basi per un futuro diverso, con il parco sul Vallone Arso, una bellissima opera di ingegneria naturalistica, con la ciclovia dell'acquedotto pugliese, che prima di toccare il paese passerà per la sella di Conza con una bella vista panoramica sul borgo, con il vicinissimo parco storico archeologico di Compsa e gli scavi per far venire alla luce l'antico teatro romano, e poi ancora l'oasi WWF sul fiume Ofanto, il suggestivo progetto della ferrovia Eboli-Calitri
che si incrocerà con la storica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio. Ci sono tutte le premesse per scrivere un bel futuro. Arrivederci da Sant'Andrea di Conza. Arrivederci dall'Irpinia.